Da oltre un mese era latitante. La Polizia di Stato di Catania ha arrestato Maurizio Valenti. Deve scontare 10 anni e 7 mesi di reclusione. A Palermo, il sindaco La Galla e l'assessore all'istruzione Tavaio hanno inaugurato allo Sperone la nuova palestra interna della scuola Di Vittorio. Stamane un gruppo di residenti ha ripulito da bottiglie e rifiuti piazza Bottego e piazza Franco Franchi e Ciccio Ingrassia tra via Macheda e via Roma. Il Conservatorio Scarlatti di Palermo ha ricordato oggi l'eccezionale congresso sulla musica mediterranea che ospitò 70 anni. Festa del calcio siciliano. Protagoniste le squadre vincitrici dei campionati dall'eccellenza alla seconda categoria, fino ai campionati regionali giovanili, al calcio a 5, al calcio femminile e agli e-sport. Edizione del fine settimana con Media News, l'informazione regionale. Dopo i titoli d'apertura, ecco la prima notizia. Da oltre un mese era latitante. La Polizia di Stato di Catania ha arrestato Maurizio Valenti. Deve scontare 10 anni e 7 mesi di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché vari reati contro il patrimonio. La polizia ha rintracciato e tratto in arresto Maurizio Valenti, 50 anni, destinatario di un ordine di carcerazione del Tribunale di Catania. Deve scontare 10 anni e 7 mesi di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché vari reati contro il patrimonio. Da oltre un mese l'uomo si era reso irreperibile allontanandosi dalla sua abitazione, dove già era sottoposto agli arresti domiciliari. Pregiudicato per svariati delitti, tra cui associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e rapina a mano armata, storicamente legato al clan Cappello Bonaccorsi anche per la parentela con Concetto Bonaccorsi. Valenti era stato arrestato in passato nell'ambito di diverse operazioni della direzione distrettuale antimafia, ultima delle quali Camaleonte del giugno 2020, nell'ambito della quale la squadra mobile aveva inferto un duro colpo agli assetti di vertice del clan Cappello Bonaccorsi. Da giorni gli investigatori della Catturandi erano alla ricerca del fuggitivo, avendo avuto notizia che si era allontanato da Catania, potendosi nascondere nella zona cittadina tra San Cristoforo e San Berillo Nuovo e spostandosi alla guida di uno scooter di colore scuro. Dopo giorni di ricerche, nel corso dell'ennesimo appostamento, i poliziotti lo hanno riconosciuto in lontananza nei pressi di Corso Indipendenza. A quel punto è scappato alla guida di uno scooter su cui era stata applicata una targa contraffatta. Ne è quindi scaturito un pericoloso inseguimento durante il quale due dei poliziotti della squadra Catturandi sono stati costretti a percorrere a bordo di uno scooter una rampa di scale in discesa, cadendo dal mezzo. Nonostante la caduta, i due poliziotti sono riusciti a tagliare la strada al fuggitivo e a bloccarlo e a condurlo in carcere. A Palermo il sindaco La Galla e l'assessore all'istruzione Tamaio hanno inaugurato allo Sperone la nuova palestra interna e un campo sportivo esterno della scuola Di Vittorio. L'amministrazione comunale sta investendo parecchio sulla seconda circoscrizione, in particolare sulla riqualificazione dell'area. Abbiamo iniziato con il miglioramento degli impianti di illuminazione, stiamo proseguendo con le scuole, siamo nella prospettiva della bonifica della costa sud e della sua trasformazione urbana. Insomma, un lavoro che oggi riguarda la scuola Di Vittorio, che è stata riqualificata in alcuni suoi asset importanti, in particolare le palestre esterna ed interna, l'efficientamento energetico, la rigenerazione di alcune aule. Credo che sia un percorso virtuoso che l'assessorato competente sta mettendo in campo per assicurare sicurezza e fruibilità a tutte le scuole della città. Oggi tocca alla Di Vittorio e ne siamo assolutamente contenti, anche nell'ambito dei lavori complessivi che riguardano la circoscrizione. Siamo qui a festeggiare l'inaugurazione di questi due impianti che, assieme ad altri interventi che abbiamo fatto nella scuola, consegnano al territorio e alla scuola stessa una scuola più confortevole, più funzionale,
a misura di famiglie, di bambini, di studenti e soprattutto all'intero territorio. Allora, questa giornata sicuramente per noi è un momento di grande entusiasmo perché inauguriamo la palestra esterna e la palestra interna dell'Istituto Comprensivo, che sono stati integralmente ristrutturati con i fondi PON da parte del Comune di Palermo. Un momento sicuramente di grande gioia per tutta l'istituzione scolastica, ma per il quartiere di riferimento, proprio perché la nostra istituzione ha sempre aperto le porte ai ragazzi del quartiere grazie all'intervento anche di una collaborazione con il CONI. Quindi oggi abbiamo preparato questo evento inaugurativo sia per la palestra interna e sia per la palestra esterna, che sarà a disposizione dei nostri alunni sicuramente come ampliamento dell'offerta formativa, ma anche di tutto il quartiere. Oggi giornata importantissima per l'Istituto Comprensivo di Vittorio. Ci ritroviamo qua proprio per inaugurare il campetto esterno e la palestra interna. Attraverso questa bellissima opportunità i nostri ragazzi avranno modo di vivere la scuola in maniera diversa. Vivranno in un clima inclusivo, perché per loro lo sport è importante, quindi potenziare le attività sportive aiuta sicuramente anche a combattere la dispersione scolastica e ci aiuterà veramente a organizzare delle bellissime attività. Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, presente al convegno Il Mare Dentro, ha tracciato un quadro sull'importanza del mare per un rilancio dell'economia. Il mare è sicuramente una risorsa per l'isola, ma serve tanto di più. Ma il mare è il cluster più importante che abbiamo per tutto il paese, e in particolar modo per il Mediterraneo. Noi abbiamo questa grande infrastruttura, che è un'infrastruttura che è a servizio della logistica, del turismo, ma non solo, dell'industria, e pensiamo alle grandi opere da fare. Su tutto questo naturalmente purtroppo incombe sempre un approccio ideologico dal quale dovremmo uscire. Pensiamo ai grandi impianti di offshore che si possono fare, pensiamo al ponte sullo stretto come prima infrastruttura primaria per l'intero paese. Perciò è una risorsa ancora tutta da sfruttare e serve un sistema tra tutte le associazioni di categoria, tra il governo regionale, affinché il mare sia veramente il nostro primo elemento di sviluppo. Quando parlo di approccio ideologico parlo proprio di questo, vale a dire mettere in sicurezza anche i piccoli porti, che non sono solo turistici, servono sia per le persone che vivono nelle nostre piccole isole, sia soprattutto per incrementare il turismo. Pensiamo alle Egadi, pensiamo alle Eolie, pensiamo a Ustica. C'è una grande necessità di portualità turistica, di portualità commerciale. Questo va risolto mettendo tutti a sistema e facendo capire che l'approccio ideologico non paga più. Un porto mette in sicurezza anche l'ambiente. Ecco, per ciò che concerne Palermo invece sono fatti grandi passi. Sì, il posto dove siamo oggi, il Molo Trapezoidale, è un esempio che quando si vuol fare qualche cosa di utile, qualche cosa di ingegnoso, si riesce a fare. Oggi questo è un fiore all'occhiello della città di Palermo, fatta grazie appunto all'autorità di sistema, ma fatta anche perché finalmente tutte le forze, non soltanto politiche, sindacali, perché pensiamo che costruire un'infrastruttura di questa e dal lavoro per anni, hanno capito che andava fatto, infatti questa infrastruttura che oggi ci ammirano da tutta Europa. Nel capoluogo etneo, tappa conclusiva a tour regionale sulla sicurezza negli spazi confinati, saranno 50 i lavoratori addestrati con il simulatore high-tech progettato da Ineil. La cronaca sempre attuale sulle morti bianche in Sicilia ci conferma quanto centrale sia oggi il ruolo della formazione rivolta a imprese e lavoratori per promuovere conoscenza consapevole e potenziare la sicurezza. Mitigare i rischi e migliorare le condizioni di lavoro è da sempre obiettivo prioritario di Ente Scuole Edile Catania, organismo paritetico costituito da ANCE, FENAL, UIL, FILCA, CISL e FILEA CGL, che ospiterà l'ultimo
l'ultima tappa del tour regionale sulla sicurezza negli spazi confinati, organizzata dalla direzione regionale INAIL Sicilia con il supporto logistico della direzione regionale dei Vigili del Fuoco. Per una settimana, dall'1 al 5 luglio, oltre 50 operai avranno l'opportunità di partecipare gratuitamente a sessioni formative che vedranno l'utilizzo del simulatore progettato da INAIL in Italia, Stati Uniti di America, Canada, Cina e Russia per realizzare percorsi di addestramento attraverso una riproduzione delle possibili situazioni di rischio tipiche di questi contesti lavorativi. Una strumentazione altamente tecnologica che consente di testare metodologie di lavoro e procedure di sicurezza e di emergenza per il recupero degli operatori infortunati o colti da malore, procurando alterazioni delle capacità cognitive e sensoriali degli utilizzatori al fine di testare le loro capacità e preparare gli operatori a condurre specifiche operazioni in contesti a rischio. Stamane un gruppo di residenti ha ripulito da bottiglie e rifiuti piazza Bottego e piazza Francofranchi e Ciccio in Grassia, tra via Macheda e via Roma. Anche una giapponese da 10 anni in città, innamorata di Palermo, tre cittadini che stamane hanno prestato la loro opera per ripulire da bottiglie e rifiuti piazza Bottego e piazza Francofranchi e Ciccio in Grassia, nel cuore della movida cittadina tra via Roma e via Macheda. Controlli regolari e una maggiore presenza di operatori ecologici darebbero respiro a una delle zone più frequentate della città durante le ore notturne. È città bella Palermo, come un museo, e c'è natura, c'è città antica, c'è tutto qua, per me un tesoro. Quindi veramente mi è dispiaciuto Palermo così sporco. Persone che diventano maleducati, non se ne frega niente altri, non aiutano niente, e poi città sempre così diventa più pericoloso. Sindaco, vieni, vedete, noi dobbiamo unire, uniamo, aiutiamo tutto insieme, così città diventa più bella, io penso così. Da quanti anni abita Palermo? Io 11 anni. In questi 11 anni la città è migliorata o peggiorata dal suo punto di vista? Purtroppo peggiorata, perché carabinieri e polizia non vengono, non controllano questo. Io tante volte ho chiamato carabinieri, polizia, non vengono. Questo problema. Cosa succede in questa piazzetta la notte? Questa piazzetta ci sono anche stranieri, bangladeshi, africani, vengono, ubriacano e litigano, picchiano e poi tutte le cose buttano fuori. Poi anche addirittura fanno pipì qua. Ma qua è città moderna, dovrebbe essere. E non so perché tutti diventati così selvaggi. Oltre un mese fa dalla prima circoscrizione ho fatto partire una nota per chiedere al Verde, a Casa Natura, alla Reset e all'assessorato ambiente di disporre la pulizia su piazza Bottego, ma purtroppo le aiuole continuano ad essere sporche e questa mattina un gruppo di volontari, residenti, cittadini hanno deciso di dare una pulita. Ma qual è stata la sorpresa? Che su piazza Francofranchi e Ciccio in Grassia altri residenti hanno lamentato perché pulivamo là e non pulivamo anche lì. E quindi tutti insieme stiamo pulendo anche piazza Francofranchi e Ciccio in Grassia. Ecco, ma ogni quanto passano gli operatori per pulire queste piazze? Ma chiaramente all'ordine del giorno che hanno dalla RAP credo che sia una volta a settimana, ma purtroppo queste sono zone del centro storico molto frequentate soprattutto di notte di soggetti che magari si bevono la birra e buttano la bottiglia per terra. Cosa servirebbe? Servirebbe una maggiore presenza degli operatori ecologici che spero che la RAP più presto assuma e che metta a disposizione della città, ma contestualmente servirebbe un po' più di prevenzione da parte del comando della Polizia Municipale. A Catania si è svolta la posa commemorativa nella piazza dedicata ai caduti dei Vigili del Fuoco. Oh, yeah.
ai caduti dei vigili del fuoco di Catania. Si procede ora alla scopertura della targa ai caduti. I figli di Dario Ambiamonte, Giorgia e Sergio, e il fratello di Dario, Daniele Ambiamonte, pilota di elicotteri dei vigili del fuoco, procedono alla scopertura della targa. Ieri, in data 28 giugno, si è svolta la cerimonia di posa della targa commemorativa ai caduti dei Vigili del Fuoco in quella che è diventata l'omonima piazza a Catania tra via Playa e via delle Ondine. Alla cerimonia erano presenti il direttore regionale per la Sicilia Gaetano Vallefuoco, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Salvatore Tafaro, il prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi, Monsignor Genchi, il presidente dell'ARS Galvagno, autorità civili e militari, cittadine e religiose. Durante la celebrazione è stato eseguito l'inno nazionale, la scopertura della targa da parte dei familiari dei colleghi del Vigili del Fuoco, recenti vittime del dovere, la benedizione della targa e un saluto delle autorità presenti. La cerimonia è poi proseguita presso il vicino centro di formazione dei Vigili del Fuoco in via San Giuseppe l'Arena a Catania. Rieccoci in studio. Il Conservatorio Scarlatti di Palermo ha ricordato oggi l'eccezionale congresso sulla musica mediterranea che ospitò 70 anni fa con la partecipazione dei più importanti studiosi europei della metà del Novecento. Al Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo un significativo incontro in ricordo del congresso di musica mediterranea che si svolse tra il 26 e il 30 giugno del 1954. Lo studio e l'approfondimento di una retrospettiva proiettata al futuro degli studi musicologici ed etnomusicologici sullo sfondo dell'impegno attuale del Conservatorio per l'internazionalizzazione. La musica del Mediterraneo nel Mediterraneo è un ambito vastissimo che tocca vari settori. Oggi avremo la possibilità di ascoltare relatori illustri. Quello che mi preme ricordare ed evidenziare è il fatto che oggi il Mediterraneo è un argomento di notevole interesse per tanti aspetti. Mi riferisco anche al fenomeno delle migrazioni, che è un fenomeno drammatico, ma è anche un fenomeno di novità, di arricchimento, di apertura. Noi dobbiamo guardare con particolare attenzione questo argomento e, ripeto, lo dobbiamo rilanciare alla luce delle nuove sfide. Il Conservatorio si apre all'internazionalizzazione e alla ricerca ancora di più del solito. Abbiamo ospite l'orchestra jazz giovanile olandese in collaborazione con Brass Group, varie masterclass, e abbiamo la celebrazione dell'importantissimo, eccezionale convegno che dal 26 al 30 giugno del 1954 il Conservatorio ospitò con i più insigni studiosi europei sia nell'ambito della musicologia, dell'etnomusicologia e anche bibliotecari musicali dell'epoca. La giornata di studi si è arricchita con la masterclass, frutto della collaborazione tra il Conservatorio di Palermo e l'Orchestra Giovanile Olandese, presente all'interno del programma del Sicilia Jazz Festival. Palermo è una delle più importanti sedi storiche per la cultura e anche del jazz. Grazie a questo abbiamo creato già da diversi anni una partnership con il nostro festival che si realizza ogni anno ad Amersfoort e di cui io sono il direttore artistico. Portare qui i giovani dell'orchestra jazz nazionale olandese per noi è stata una grande importanza rispetto a portare soprattutto la cultura e unire le nostre bellezze artistiche, musicali dei giovani talenti con quelle del Conservatorio di Palermo durante il Sicilia Jazz Festival. E cambiamo argomento, al via il Taormina Film Festival prodotto e organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, la 70esima edizione firmata da Marco Müller. Dall'avventura all'azione, dall'horror alla commedia romantica e alle molteplici facce di un cinema siciliano che avanza a 360 gradi. Sono questi soltanto alcuni dei fili che il direttore del Taormina Film Festival, Marco Müller, ha scelto di intrecciare nel concepire un programma che sia capace di soddisfare tutti i tipi di pubblico, dagli appassionati di blockbuster pop al cinema italiano, sotto le
stelle del Teatro Antico, un festival che si inaugura venerdì 12 luglio con un evento speciale dei Nastri d'Argento per celebrare il 70° anniversario con un omaggio alla commedia italiana. Grandi protagonisti Christian De Sica, Carlo Verdone e molti altri. Tante le presenze internazionali, tra cui Sharon Stone e Nicolas Cage. Quello che mi ha fatto un piacere particolare è sentire il calore dei cineasti siciliani attorno a questa edizione del festival. E infatti, devo dire, con grande difficoltà, perché rinunciare al resto del cinema italiano, noi il cinema italiano ce l'abbiamo, se parlo del cinema nazionale, ce l'abbiamo al Teatro Antico. Palazzo dei Congressi, soltanto al cinema siciliano, perché le cose che abbiamo trovato erano talmente più stimolanti che non valeva la pena allora a questo punto. Addirittura ho dovuto comunicare a amici, a persone con le quali sono stato, delle quali sono stato compagno di strada per tanto tempo, che purtroppo nemmeno i film meridionali, nemmeno i film campani, pugliesi o calabresi potevano trovare spazio, perché il cinema siciliano la faceva davvero da protagonista. Sono 7 decenni da celebrare, lo stiamo facendo nel modo più completo possibile, riportando a Taormina i Nastri d'Argento il giorno 12 e poi abbinando a tutte le proiezioni, avremo grandissime prime mondiali, prime italiane, anche tante attività collaterali, sempre legate al mondo del cinema. Il pubblico, i turisti, la cittadinanza, tutti coloro che saranno a Taormina quella settimana, dal pomeriggio fino alla notte potranno godere di un'offerta variegata. Ci saranno spettacoli, ci saranno concerti di colonne sonore, ci saranno grandissimi incontri, masterclass, lezioni e poi ovviamente ci sono le grandissime presenze che tutti aspettano. Avremo Shia LaBeouf, ovviamente la grandissima Sharon Stone già più volte annunciata, Nicolas Cage, la De Mornay, abbiamo grandi nomi, attori, registi, tanto cinema italiano. Proprio la serata del 12 vede protagonisti De Sica e Verdone, ci sarà Tony Servillo, sempre con progetti particolari, quindi il pubblico avrà un'offerta veramente varia e crediamo in questo modo di celebrare questa storia, lunga storia del cinema, nel modo migliore. Il parco archeologico di Imera, Solunto e Iato, sito di Imera Buonfornello, ha organizzato per il mese di luglio un ciclo di incontri letterari dal titolo Imera Legge, ripensare i luoghi museali, connettersi con le comunità territoriali nello spazio e nel tempo, cercare nuove relazioni con l'esterno, sono gli obiettivi che il direttore del parco archeologico di Imera Solunto e Iato, l'architetto Mimmo Targia, persegue costantemente da un biennio. Una manifestazione letteraria che per la prima volta si tiene al sito di Imera, il sito afferente il nostro parco. La manifestazione Imera Legge ha l'intento, l'obiettivo di aprirsi alle comunità territoriali e fare dei luoghi del parco, partendo proprio dal sito di Imera, uno dei incontri puntuali, diremmo, nel periodo estivo a favore delle comunità locali. Saranno presenti a partire dalle ore pomeridiane 5 autori di libri diversi tra di loro. Avremo dei saggi storici, avremo un Toto Cascio, avremo altri autori urbanisti che parleranno di quello che è il mondo urbanistico nell'attualità e di quali sono le loro visioni. Insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti. E a proposito di gusti, abbiamo in questa manifestazione ottenuto la piena collaborazione delle cantine Corvo di Sala Paruta e di altre associazioni che consentiranno nelle ore del tramonto, dopo le nostre conversazioni letterarie, di potersi intrattenere magari visitando il nostro museo, il Pirro Marconi, museo che tra l'altro conserva al suo interno i meravigliosi reperti dopo le campagne di scavi con le ferrovie.
Occupiamoci di sport, calcio, seconda edizione della festa del calcio siciliano. La kermesse ha visto protagoniste le squadre vincitrici dei campionati dall'eccellenza alla seconda categoria fino ai campionati regionali giovanili, al calcio a 5, al calcio femminile e agli e-sport nella stagione 2023-2024 che sono state premiate con l'ambito riconoscimento della Coppa. Si è svolta presso la sede regionale della Lega Nazionale Dilettanti la seconda edizione della Festa del Calcio Siciliano. Alla presenza del presidente nazionale della LND Giancarlo Abete sono state premiate le società vincitrici dei campionati regionali di calcio, futsal ed esports. Tante soddisfazioni in una stagione che si preannunciava difficile e che è stata molto positiva, difficile con la riforma dell'ordinamento sportivo, ma con una partecipazione importante, con numeri in crescita e con una capacità di guida da parte del presidente Morgana eccezionale, e quindi è giusto oggi festeggiare, e quando si festeggia poi si pensa anche al domani e quindi bisogna ripartire il giorno dopo perché la prossima stagione sarà ancora più complessa. Ecco, la Sicilia è stata protagonista con l'Under 17 al torneo Piras. Quanto è grande l'emozione appunto per la Sicilia centrare questa impresa? Ma un grande risultato, ma un risultato positivo in tutte le rappresentative che hanno in qualche modo portato alto il nome della Sicilia, tenendo conto che c'è attenzione su tutte le dimensioni del calcio, calcio a 11, calcio femminile, calcio a 5, dimensione sociale, con grande attenzione da parte del comitato, e-sport. C'è una realtà in cui si cerca di far crescere tutte quante le dimensioni del calcio sul territorio, tenendo conto che negli ultimi anni, gli ultimi 10 anni, il sud, ma non e le isole, naturalmente hanno avuto più difficoltà rispetto al centro e al nord d'Italia per i problemi demografici, la crisi economica, e quindi è ancora più complesso riuscire a fare un progetto dirigenziale nelle regioni del sud rispetto a territori o regioni che sono in qualche modo più stabilizzate, più solide sul versante di alcuni parametri. Io credo che sia la logica conclusione di una stagione straordinaria, di una stagione che ha visto grandi successi del calcio siciliano in ogni categoria. Abbiamo avuto due campionati di eccellenza veramente importanti, ma così di promozione, di prima categoria. Per la prima volta abbiamo fatto il campionato Under 15, Under 17 Elite, che è stato un grande successo e che certamente migliora la qualità dei nostri campionati e dà maggiore possibilità a questi ragazzi di crescere e di crescere bene. Quest'anno per me la festa del calcio siciliano, diciamo, è ancora più importante perché l'anno scorso non ce l'ha fatta essere con noi, quest'anno è con noi il presidente Abete. E siamo in chiusura, rimaniamo sempre in tema di calcio, Serie B, il Palermo punta i fari sul difensore greco Nicolaou dello Spezia per rafforzare la difesa, trattativa in stato avanzato. E intanto il club rosa ritorna a Manchester. Il Palermo sembra pronto a voltare pagina con l'inizio del nuovo calciomercato e lo fa con il difensore greco Dimitrios Nicolaou dello Spezia. La trattativa per l'acquisto del giocatore sarebbe ormai alle battute finali con il club bianconero in pole per assicurarsi Soleri e Aurelio, due giocatori rosanero in uscita. Nicolaou, che ha già dimostrato il suo valore conquistando la Serie A con il tecnico Dionisi a Empoli, potrebbe essere pronto a risolvere buona parte dei problemi della difesa rosanero. Le negoziazioni sono in stato avanzato e sembra che il club di Viale del Fante sia ad un passo dal chiudere l'affare. Secondo le ultime indiscrezioni, il costo dell'operazione si aggirerebbe intorno a 1.600.000 euro. Soleri e Aurelio si preparano invece a cambiare maglia e intanto il Palermo è pronto a spiccare nuovamente il volo verso Manchester. Dopo il ritiro precampionato a Livigno, che si concluderà il 2 agosto, la squadra proseguirà la preparazione al City Football Academy, come già avvenuto nel 2022. Gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse. Sabato 3 agosto i rosanero affronteranno in una gara amichevole l'Oxford United, squadra che milita nella Skybet Championship.
Il match, che si terrà al Qassam Stadium di Oxford, avrà inizio alle 15 ora locale. Il ritiro in Inghilterra rappresenta una grande opportunità per il Palermo, che mira a rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Ed è tutto per questo fine settimana con l'informazione regionale di Media News. Vi ricordiamo di continuarci a seguire sui nostri social dedicati. Vi auguriamo un sereno weekend.